Ragazzi, ragazze, eccoci qua per un'altra ricetta. Oggi andremo a preparare dei crackers. È un bel po' che noi li andiamo a preparare e li andremo a fare in una maniera differente dalle altre. Come sapete, sul canale ci sono due ricette, se non mi sbaglio, i crackers normali con qualche spezia e se non mi sbaglio ce n'è un altro all'acqua. Adesso non mi ricordo, so che ce ne sono due ricette. Oggi andremo a fare i crackers ai semi di zucca. Ebbene sì, avete capito bene. Andremo a utilizzare i semi di zucca tostati, guardate. Ovviamente non ho comprato le brustoline, come le chiamiamo noi, e le ho sgusciate, cioè da impazzire. Sono andata a comprarle direttamente sgusciati e tostati. Ovviamente questi si trovano in negozi che vendono roba biologica. Quindi quelli specializzati, i vari negozi che vendono le cose biologiche. Altrimenti lo potete ordinare online. Io l'ho trovato nel negozio di roba biologica, giustamente, e li ho presi là. Questo per dirvi dove li potete andare a prendere. Facciamo una dose piccola perché voglio vedere come vengono e se mi piacciono. E ovviamente se vengono bene, che sono buoni, potete andare anche semplicemente a doppiare la dose. Voglio prima fare una prova perché poi so benissimo che durano molto. Dentro una scatola di latta possono durare anche 30 giorni, 40 giorni. Io li ho fatti anche durare quegli altri normali, perché ovviamente io ho una dose, come si dice, una dose giusta per andare a mettere carboidrati nel mangiare. Ovviamente li facciamo all'acqua, non vado a mettere vino, cose strane. E vi dico anche le dosi quali sono. Allora, poi vediamo quanti ne vengono, che poi dipende dalla grandezza che uno poi gli fa, dalla grandezza e dallo spessore. Io utilizzerò 250 g di farina di semola, 100 g di acqua, che andremo a vedere se è sufficiente, se no ne andiamo ad aggiungere un altro po', 60 g di olio Evo, tutto a grammi, un cucchiaino di sale fino e 50 g di semi di zucca. Sono semplicemente questi gli ingredienti. A parte i semi di zucca, sono ingredienti abbastanza comuni. Se non volete usare la semola, potete usare un'altra farina. Io voglio utilizzare questa per provare a vedere anche il risultato del cracker, se viene migliore. Ovviamente utilizziamo il Monsieur Cousin. Chi non ha Monsieur Cousin può andare a impastare semplicemente con una planetaria. Non c'è nessun tipo di problema, come vi dico sempre. Ora andiamo a inserire nella nostra base tutti gli ingredienti e ovviamente partiamo dai solidi. Quindi si mette la farina. Mettiamo la farina nella nostra base. Ecco qua. La facciamo scendere tutta. Lì. Poi andiamo ad aggiungere i nostri semini, aggiungiamo un cucchiaino di sale, ecco qua, un cucchiaino, poi mettiamo l'olio, l'acqua. Se poi non è sufficiente ne andiamo ad aggiungere, ma vediamo. Se mai è troppa dobbiamo andare ad aggiungere farina, andrà a finire così. Se qualcosa aggiungiamo la farina. Ora andiamo a fare il programma automatico impastare, quindi andate in alto a sinistra dove c'è scritto, aspettate che torniamo indietro, c'è scritto auto, che vuol dire automatici, cliccate. Il primo in alto c'è scritto impastare, lo premete, poi c'è a destra la freccetta arancione, cliccatela, è già impostato, basta cliccate play. Poi andremo a vedere se abbiamo bisogno di andarlo a fare un'altra volta. A circa metà tempo vi fermate un attimo con la sola pausa e andiamo ad abbassare, così ci rendiamo conto se dobbiamo andare ad aggiungere dei liquidi. No, riusciamo a lavorarlo bene con le mani. Riusciamo comunque a lavorarlo e attaccarlo. Quindi io non aggiungerei altri liquidi, perché non vorrei che poi dopo diventa troppo liquido. Ora lo andiamo a lavorare ancora. Finiamo questo tempo. Poi vediamo se lo andiamo a ripetere per farlo lavorare meglio. Andiamo a vedere
com'è composto, se è compatto o ne andiamo ad aggiungere un pochino, io secondo me un goccio giusto per farlo impastare un po', però si riesce a lavorare, eh? Quello dobbiamo andare a stendere, direi che si riesce, però io un goccino d'acqua per sicurezza ce la vado ad aggiungere. Quindi invece di 100, adesso correggo, fate 120 per sicurezza, perché così secondo me si amalgama meglio, eh? Andiamo semplicemente a ripetere programma impastare. Eccoci tornati, abbiamo fatto di nuovo il programma impastare e ora vedrete che si lavora meglio. Esatto, vedete? Ora lo andiamo a preparare sul piano del lavoro. Allora, abbiamo messo i semi e io ho lasciato le lame dalla parte tagliente, non abbiamo fatto la sinestrusa, ma è stata fatta appositamente, così qualcuno se mai si è rotto e lo andremo a trovare in mezzo all'impasto. Vedete che comunque sono quasi tutti sani, eh? L'ho lasciato appositamente così qualcuno si andava un pochino a maciullare, a tritare, diciamo, maciullare è una brutta parola. Ora andiamo a preparare il piano del lavoro che andremo a mettere sopra l'impasto e andremo a preparare i cracker. Nel frattempo vado a spostare il nostro motore. Eccoci qua che siamo tornati, eh? Ora questo è il nostro panetto, vedete? L'ho semplicemente lavorato pochissimo, l'ho lavorato un pochino, lo prendete, lo mischiate così, mi raccomando lavorate con il dorso della mano in questo modo, ed è si lavora molto molto bene. Ho fatto bene a metterci quel goccino di acqua in più perché l'ha reso un pochino più elastico e si riesce a lavorare proprio bene, vedete? Proprio bello, è bello compatto. Ora prendo il tagliapasta, che me lo sono dimenticato qua dentro il mobiletto, ecco qua, eccomi qua, ne prendiamo un pezzettino alla volta, così facciamo meno fatica anche andarlo a tirare. Vedete dentro com'è? Guardate, spettacolare con tutti i semini, quindi la dose dei semini direi che va bene. Lo andiamo semplicemente a tirare, lo potete anche lasciare riposare se volete, però si lavora talmente bene che io lo andrei a tirare direttamente, non ha bisogno neanche di riposare. Vedete, se si staccano qualche pezzo lo andate ad applicare sopra, perché tirandolo ovviamente si possono spostare un po', quelli intorno. Allora, tiriamo una bella sfoglia sottile. Proprio si lavora benissimo, con 120 grammi di acqua è perfetta. Ecco qua, tiriamo una sfoglia bella sottile, poi vi faccio vedere cosa andiamo a usare per fare i pseudofori nell'impasto. Io uso questo qua, chi ha guardato il video dei cracker, un tipo di video, perché nell'altro video ancora non lo avevo e avevo usato lo stuzzicadente, oppure potete usare semplicemente una forchetta. Poi mi sono procurata questo, come vedete questo voi lo prendete, passate su tutta la ampiezza della pasta che fa i pseudofori come i cracker commerciali che andiamo a acquistare. Non sono perfetti con la rotellina, però a me vanno bene così, perché farli mano veramente mi ero stancata un po'. Così invece tu tiri la pasta, passi questo, poi prendi una rotellina, poi decidi se farli lisci o se farli a zigzag. Allora oggi io li voglio fare a zigzag, quindi faccio tutto il contorno, perché lo devo rendere comunque una forma che posso lavorarli, farli più o meno uguali, dello stesso misura. Quindi faccio così, 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 qua mi vede, qua ne viene solo uno, ecco qua, e così vabbè. Poi anche se non sono tutti uguali, non è un problema, eh. Poi vedete voi come li volete fare grandi, io questo lo lascio così lo stesso. E andiamo a tagliare così,
È bello anche non farli tutti uguali. Quando incontrate il seme di zucca, dategli sopra, così lo andiamo a spezzare, diciamo. O se si stacca qualcuno, lo andate ad applicare semplicemente sopra. Questi sono ottimi come spuntini o anche da sostituire il pane. Prendete la griglia antiaderente, se avete quella metallica, se volete metteteci la carta da forno, ma penso che non attaccano in quella metallica, non sono sicura, perché io li faccio sempre qua. Potete tenerli distanziati anche pochissimo, comunque non abbiamo il lievito, quindi non dovrebbero gonfiarsi esageratamente. Io un po' di spazio comunque glielo lascio lo stesso. Andiamo a sistemarli tutti nella nostra griglia. Quando abbiamo la griglia piena, vi faccio vedere come andiamo a procedere a cuocere. Io intanto vado a riempire la griglia con i nostri cracker. Ecco qua che la nostra prima griglia è pronta. Ora la andiamo a cuocere al piano centrale della nostra Kleister a 180 gradi. Vedremo quanti minuti abbiamo necessità. L'importante è che siano belli dorati. Chi usa la friggitrice ha una resistenza a forma di fornetto, ovviamente dovete cuocerli nel piano più basso, non in quello centrale, se no sopra vengono belli dorati e sotto vi rimarranno crudi. La stessa cosa nella friggitrice invece a cassetto, comunque potete usare in tutte, sia con due, con una o a cassetto, in tutte i 180 gradi. Il tempo che li cuocio e vi aggiornerò sui tempi. E ci abbiamo messo 10 minuti, vedete? Guardate come sono belli, colorati sotto e sopra, non so se il video rende, ma sono colorati. 10 minuti e sono cotti. Ora termino tutte le cotture e torniamo qua. Se voi avete necessità, prolungate di qualche minuto. Ecco qua i nostri cracker di zucca. Cracker ai semi di zucca. Guardate, sono proprio belli cotti sopra e anche di dietro. Sono venuti cotti perfettamente in 8-10 minuti. La seconda cottura 8 minuti 10, dipende dallo spessore del cracker e da quanto è grande. Sono venuti perfetti. Ora ne mangiamo uno insieme. Prendo questo e lo andiamo a assaggiare. Buoni. Io adoro i semi di zucca. Veramente friabili, buonissimi. Allora, adesso dobbiamo andare a fare raffreddare. Ma vi spiego, O li mettete sopra una grata, che è meglio, adesso li vado a mettere anch'io. E li andate completamente a fare raffreddare. Poi li potete mettere in un barattolo o in una scatola di latta, durano fino a 30 giorni. Io parlo per me perché mangio dosi corrette, mi durano anche 30 giorni. Chi ne può mangiare tutto il barattolo se lo può mangiare anche tutto nella stessa serata. Sono molto buoni ed è una novità, perché io ho mangiato dei panini con i semi di zucca e mi sono incuriosita, così è andata. E ho detto, eppure io i semi di zucca li devo trovare, voglio provare a fare delle ricette. E sono veramente eccezionali, più buoni così che con le spezie che ho fatto l'altra volta. Deve piacere ovviamente il seme di zucca. Ora io sotto, allora ne verranno una cinquantina di queste dimensioni, vedete, ho riempito il piatto. Vi lascio scritto gli ingredienti e i tempi di cottura. Ovviamente voi che avete una resistenza, c'è il caso che avete bisogno di qualche minuto in più, come c'è il caso che sono sufficienti gli stessi minuti. Sotto vi lascio anche tutti i miei canali dove mi potete seguire, iscrivere e contattare. Io rispondo sempre a tutti, appena un attimo di tempo, portate pazienza perché molti mi scrivono dappertutto. Mi potete seguire, potete iscrivervi al canale. Quando vi siete iscritti al canale, in basso a destra c'è scritto iscritto, iscritta, trovate la campanella, la cliccate e attivate le notifiche. Così ogni volta che io pubblico un video vi arriva direttamente la notifica sul dispositivo sul quale le avete attivate. L'iscrizione al canale è gratuita, basta avere un'email e una password. Di solito si ha già, perché si usa quella della Gmail e del telefono, dei nostri smartphone, però altrimenti la potete creare. È tutto gratuito, non dovete pagare assolutamente nulla. Detto questo, fatemi sapere se vi piacciono, se le andate a fare. Ricordate che andate nei negozi biologici e le trovate. Fatemi sapere se vi piace come idea e se li fate voglio sapere il vostro parere. Ciao, alla prossima!